Anche Cirignola ha risposto in modo positivo agli eventi legati alla giornata mondiale contro la violenza femminile, con l'iniziativa Un fiore per non ignorare giovedì, promossa dall'assessore alla cultura del comune Fantino Giuliana Colucci. Prima parte in cui hanno partecipato le scuole dell'infanzia di primo e secondo grado per contrastare la violazione dei diritti umani delle donne e delle bambine, quale grande ostacolo per raggiungere la parità di genere e le libertà fondamentali previste dal nostro ordinamento giuridico. In serata il palazzo comunale si è illuminato di rosso e così come i bambini e i ragazzi hanno portato una rosa in mattinata, anche i grandi lo hanno fatto. Nella seconda parte dell'iniziativa sono stati recitati dei brani, un balletto presentato dalla Rudra Ballet di Ernesto Valenzano e proiettato un video art sul tema da parte di Miguel Gomez, con poi successivamente la voce e il volto di Roberto Benigni, unitamente ad una canzone di Alex Britti. Partecipazione convinta della città con le scuole, molto repulsante, per far crescere una comunità che di fronte ad eventi come questi deve mostrarsi unita e forte contro le violenze di chi che sia. Mimmo Siena, Speciale News da Palazzo di Città, Cirignola, Foggia.